dell'assessore Antonio Atene della lista UDC. Buonasera, buonasera a tutti. Io mi scuso con tutti voi per la voce, una voce stile Bossi, ma di questi tempi forse non è molto, come dire, popolare parlare di questi personaggi. Io questa sera ho il piacere e l'onore di parlare davanti a voi tutti, nella piazza che mi ha visto crescere. Io fra tanti di voi vedo i volti delle persone che nel corso degli anni più belli della mia adolescenza mi hanno sorriso, mi hanno accarezzato, mi hanno ripreso, mi hanno sostenuto dal 2004 al 2009 e ancora oggi mi sostengono in questa avventura politica, in questa avventura affascinante che sto cercando di portare avanti da ben 8 anni. Io vorrei partire con un inciso. Non è con noi stasera l'onorevole Gallo, però lo voglio fare per dovere di riconoscenza nei suoi confronti, per testimoniare una parte di un modo di fare politico, un modo di fare campagna elettorale che noi rifiutiamo, che noi non conosciamo e che noi vogliamo respingere al mittente. Questa campagna elettorale è stata caratterizzata purtroppo non per come dire, mettere in evidenza i programmi e le proposte che si vogliono fare, ma è stata caratterizzata quasi come una campagna elettorale contro Gianluca Gallo. Cari amici, noi tutto ciò non lo condividiamo, noi tutto ciò lo respingiamo, perché riconosciamo che l'opera di Gianluca Gallo in questi anni, che è stata portata avanti in questi anni nella nostra città, è stata un'opera politica seria, un'opera politica importante che ci ha portato a fare grossi passi in avanti nel corso di questi anni. Poi volevo incominciare a non parlare degli altri, ma a parlare di noi. Questa campagna elettorale, siamo arrivati nel vivo della campagna elettorale, una campagna elettorale importante. Questi anni, questa campagna elettorale, nello specifico del 2012, è una campagna elettorale fondamentale, perché noi ci presentiamo agli elettori con degli elementi distintivi che dobbiamo far emergere, dobbiamo far conoscere alla gente. Gli elementi distintivi che troviamo in questa campagna elettorale sono una novità. Noi quest'anno ci proponiamo a voi elettori con una coalizione che vede gli amici del centrodestra e gli amici delle liste civiche a Licorno, Liberamente e nella Bussola, che insieme a noi hanno condiviso un progetto basato sulle idee. Cari amici, per noi non c'è voluto il presidente della provincia per coalizzare il centrosinistra e creare l'unità del centrosinistra, l'unità di facciata. Noi abbiamo deciso di unirci e di portare avanti un progetto politico solo ed esclusivamente sulla base di idee che avranno come punto di riferimento, come linea guida, due concetti che poi sono espressi nei nomi delle nostre due liste civiche: stabilità e buon governo. Io invito pubblicamente tutti gli amici della nostra coalizione a ribadire fortemente nelle case in questi giorni e anche pubblicamente nei comizi che il nostro progetto è un progetto politico di 5 anni che garantirà stabilità alla nostra città. Io non so se dall'altra parte il progetto politico ha gli stessi criteri e ha le stesse garanzie. Perché votare noi? Noi in questi anni ci siamo contraddistinti per la politica dei fatti. Noi in questi anni non abbiamo fatto rumore, non abbiamo fatto promesse, non abbiamo promesso cose che poi non abbiamo potuto realizzare. Abbiamo, nel silenzio, con serietà, con responsabilità, portato avanti dei progetti e realizzato e raggiunto risultati. Io mi pregio di far riferimento ad alcuni risultati che sono stati conseguiti nell'ambito delle politiche relative alla scuola, che io ho rappresentato da assessore alla pubblica istruzione.
In questi anni, soprattutto all'Auropoli, abbiamo assistito all'inaugurazione della palestra di Via Feliciazza, abbiamo assistito all'inaugurazione della scuola materna di Via Sibari, abbiamo assistito all'inaugurazione della delegazione municipale, abbiamo creato dei presupposti per migliorare la qualità della vita all'interno della scuola e non. Perché dico questo? Perché questa amministrazione, noi purtroppo forse siamo stati anche un po' carenti nel pubblicizzare tutto questo, avendo come punto di riferimento una politica finanziaria seria, tesa al rigore finanziario. Noi avrete visto tutti in questi giorni i grafici su Via Ponte Nuovo che gli amici del PDL hanno pubblicizzato e hanno voluto con forza far notare a tutti gli elettori. Quei grafici, in poche parole, dicono che dal 2004 al 2012 noi siamo partiti da una situazione di dissesto finanziario che prevedeva meno 20 milioni di euro, diciamo cifre arrotondate, ma siamo grossomodo là, ad una situazione che attualmente ci riporta con una gestione di cassa con più 3 milioni di euro. Guardate, questo non è un miracolo, è stato frutto di una politica seria che non ha magari pubblicizzato, non ha urlato nelle piazze questi grossi risultati conseguiti, ma che ha avuto come punto di riferimento la ripartenza, perché noi in ogni inaugurazione che abbiamo fatto in questi anni non abbiamo sorriso e non abbiamo goduto degli allori, no? Non abbiamo fatto pubblicità, ma pensavamo già alla prossima. Questo è il senso di responsabilità con il quale ci siamo mossi in questi anni. Grandi risultati dal punto di vista ambientale, le ferriti di zinco, cari amici, delle quali abbiamo sentito parlare dal 1992, anno in cui il sottoscritto aveva 9 anni. Dal 1992 sul nostro territorio non si faceva altro che parlare di queste maledette ferriti di zinco. Ebbene, oggi questi siti sono bonificati, si sta arrivando verso la bonifica totale dei siti con la certificazione che dovrà essere rilasciata a breve dal Ministero dell'Ambiente. Questi sono i risultati sui quali noi ci dobbiamo confrontare con i nostri avversari, che in questa fase si stanno anche, improvvisando dei detective alla ricerca di tanti guai, soprattutto di competenza di altri. Visto in questi giorni, per esempio, io purtroppo sono puntiglioso su alcune cose, visto in questi giorni una visita su Telecassano, una visita alla palestra del liceo. Ebbene, cari amici, la palestra del liceo non è una palestra di competenza comunale, è una palestra di competenza della provincia. E magari il presidente della provincia deve essere, quando viene invitato sul territorio, deve essere lui portato nella palestra del liceo per fargli vedere lo stato in cui si trova. Bene, voglio sottolineare un altro punto a me caro. Noi siamo coloro i quali dicono sì ai giovani in politica. La dimostrazione è tangibile, perché un consiglio comunale composto da giovani, una giunta composta da giovani, non può essere altro che un messaggio che va orientato verso i giovani. Giovani non sfruttati e utilizzati per portare i voti e per sostenere le liste dei candidati sindaco, ma giovani che vengono responsabilizzati, vengono sottoposti al giudizio della gente, al giudizio di voi elettori, che oggi e in questi giorni ci state dimostrando grande solidarietà, ospitandoci nelle vostre case, dandoci conforto e dandoci anche quella pacca sulla spalla che ci serve in questi momenti in cui noi stiamo dando tanto e speriamo di raccogliere i frutti il 6-7 di maggio. Io voglio concludere con questo concetto dei giovani, sia i giovani in politica, ma sia i giovani che abbiano coscienza di ciò che vanno a fare, sia i giovani che con senso di responsabilità, sia i giovani che con voglia di fare, sia i giovani che
come dire, mettono a disposizione le proprie competenze a favore dell'ente locale. Noi siamo gli unici, e questo lo sottolineo con grande orgoglio, come UDC, ad aver portato avanti in questi anni un corso di formazione per i giovani, un corso di formazione politica, che spiega ai giovani che cosa vuol dire fare politica, che cosa vuol dire fare interessarsi dei problemi della gente, che cosa vuol dire fare amministrazione pubblica. Oggi gestire un comune, amministrare un comune, non è cosa facile. Bisogna che ci siano grosse competenze, bisogna che ci sia grossa determinazione, bisogna che ci sia passione per ciò che si fa. I politici, i cosiddetti politici da 2 settimane ogni 5 anni, cari amici, cerchiamo di lasciarli a casa. La politica che viene fatta 2 mesi ogni 5 anni non va bene per il nostro territorio, non porterà frutti al nostro territorio. Cerchiamo di parlare con questa gente che ci viene a chiedere il voto, cerchiamo di chiedere il perché noi dobbiamo dare il voto a questa gente, perché poi noi dobbiamo pretendere anche delle risposte, non illusioni, non mutui, non guardate, stiamo scherzando, siamo all'assurdo. Mutui, questione mutui, altro punto da sottolineare. Cari amici, comune, trovando delle formule assurde o, come dire, concrete, potrebbe anche sostenere un discorso di interesse sui mutui, ma la gente, i giovani, devono sapere che oggi il problema sui mutui non è corrisposto, non corrisponde negli interessi, nell'elargizione, nel pagamento degli interessi. Purtroppo i giovani oggi non possono avere i mutui perché non hanno le garanzie, non hanno un lavoro stabile, non hanno la possibilità di avere garanzie, e queste garanzie non gliele può offrire il comune, non gliele può offrire nessuno. Non prendiamo in giro la gente, per favore, siamo seri. Io chiudo chiedendo un consenso per me, che in questi anni, come dire, ho condiviso fianco a fianco a Mimmo Lione nei 5 anni di consigliere comunale, prima, nei 3 anni in giunta, dopo, ho condiviso i momenti più belli della mia esperienza politica. Io, cari amici, vi chiedo un consenso affinché con la vostra forza riuscirò a continuare a sostenere Mimmo Lione, sindaco di Cassano, per i futuri 5 anni, con la competenza, con la passione, con la determinazione, con il protagonismo di Mimmo Lione. Mimmo Lione deve essere votato da tutti noi ed è stato sostenuto da tutti noi perché è stato, insieme a Gianluca Gallo, il protagonista di tutti i risultati che abbiamo conseguito in questi anni. Se voi ritenete che in questi 8 anni questa amministrazione abbia agito bene, abbia portato dei risultati alla nostra comunità, bisogna votare Mimmo Lione e bisogna votare coloro i quali hanno sostenuto e hanno creduto in questo progetto politico dall'inizio. Vi prego, fate riflettere la gente, perché il 5 e il 6 e il 7 di maggio bisogna portare un risultato importante per la nostra comunità con la vittoria di Mimmo Lione per continuare a costruire insieme il nostro futuro. Grazie.